La divinazione per se stessi, secondo me, si può fare sempre molto tranquillamente. Sta di fatto che spesso e volentieri la divinazione, intesa come previsione del futuro, se da una parte in un certo momento può sedare l'ansia, ok? Dall'altra parte ha delle controindicazioni. Ha delle controindicazioni perché la parola crea, e non c'è niente da fare, la parola crea, i pensieri creano. Se tu ti leggi una stesa in un certo modo, è facile che vai a cercare situazioni che confermano quello che tu ti sei detto, ok? E questo è il motivo per il quale più che una divinazione di previsione del futuro, amo, e così anche intendo la ruota dell'anno, una previsione dei talenti, di quello che mi può servire per affrontare meglio il nuovo anno. È un modo diverso, completamente diverso di intendere la divinazione, dove è la stesa dell'anno, sebbene si possa vivere anche come divinazione, la consiglio invece sempre come neanche, ma è una cassetta degli attrezzi, ok? La ruota dell'anno è una cassetta degli attrezzi. C'è un determinato ambito, ok? Va tutto bene, non uso la cassetta degli attrezzi. C'è un altro ambito che invece non capisco bene cosa succede, vado a vedere nella cassetta degli attrezzi quali possono essere gli arcani che mi aiutano, ok? Allora, andiamo a cominciare come si estrae la ruota dell'anno. Allora, la ruota dell'anno, come tutte le carte, come tutte le stese, io mi estro le carte pensando in questo caso alla ruota dell'anno. Quindi, mentre mescolate, pensate all'anno nuovo, non all'anno vecchio, ai sogni, ai desideri, a ciò che vi piacerebbe, ai progetti che già avete, alle richieste, insomma, si pensa all'anno nuovo, e nonostante tutto vi invito a pensarlo in maniera positiva. Dopodiché ci sono vari modi, come al solito, no? Si possono stendere le carte e estrarle, oppure andare a libro. In questo caso io andrò a libro, e visto che il posto che ho è quello, uso i miei tarocchi da borsetta, ok? Non c'è nessuna magia, queste in realtà li ho posizionati prima, è la ruota dell'anno scorso, ok? Come vanno estratti? Vanno estratti in senso orario. Adesso io le conto, anzi non le conto, faccio A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, 12 carte, ok? Estratte in senso orario, ok? L'estrazione in senso orario, 12 carte, ok? La lettura è in senso antiorario, ok? Quindi la prima carta è la numero 1, ok? Ed è il campo della personalità. Avete la... spero abbiate carta e penna. Ad ogni modo il video resta, quindi poi potete andarlo a vedere. Poi abbiamo le risorse materiali, proprio il piano proprio materiale di base, ragazze. Parliamo di roba economica. Soldi. Poi la terza carta è l'ambiente circostante. Dopo poi andiamo a specificare... battezzo per battezzo, come dico sempre, l'ambiente circostante non è uno, noi abbiamo tanti ambienti circostanti, no? C'è un ambiente circostante di quello della famiglia, c'è un ambiente circostante di quello del lavoro, c'è un ambiente circostante di quello delle amicizie, c'è quello che è della palestra. Cioè, gli ambienti circostanti sono tanti, comunque sono i contatti che possono essere più o meno profondi con quello che abbiamo intorno. La quarta casa è la famiglia,
principalmente la famiglia d'origine, ma nel nostro caso, che sia magari l'età, magari più, le più di noi sono grandine, diciamo, può essere anche la, anzi, è anche la famiglia che abbiamo prodotto, ok? Soprattutto se si hanno figli. Poi abbiamo l'espressione della propria vitalità, proprio anche la capacità di esprimere se stessi, di essere se stesse. Poi abbiamo il numero 6, il campo numero 6, che è salute e quotidiano. Poi andiamo a vedere come e perché queste due cose sono così legate. Il campo 7 sono le relazioni. Non solo le relazioni romantiche, ok? Non solo quello col proprio marito, col compagno, la compagna, cioè sono le relazioni in generale, poi bisogna andare a vedere nello specifico. L'ottavo campo, che è sempre quello un po' meno compreso, sono le cose che vanno rigenerate, cioè sì, direi trasformate e rimesse in circolo, ma anche questo poi andiamo nello specifico quando vi farò l'esempio di questa mia stesa. Ecco, io faccio questo lavoro qua di solito, ok? La metto e poi me la tengo in un punto ben specifico e ce l'ho di fronte tutto l'anno. Tutto l'anno io me la guardo, tutto l'anno parlo con i ragazzi, ok? Dunque, l'ottava carta, l'ottavo campo è quello delle cose che vanno rigenerate. Il nono campo è quello del sapere, di ciò che sappiamo, della conoscenza. Sono quello anche di studi nuovi che potremmo fare, insomma, queste cose. Il decimo campo, la decima carta, sono, diciamo, la professione, perché ahimè ci identifichiamo con quello che facciamo, okay? Ma non è solo la professione. La professione sì, un ambito lavorativo o potrebbe essere, volendo, potendo, anche il talento che riusciamo a esprimere. Ok? Però comunque la posizione, anche insomma, se ci sentiamo a livello sociale nei confronti del mondo, nella posizione giusta, cioè se ci sentiamo a posto a livello professionale, o come potremmo sentirci meglio a livello professionale. L'undicesima, sono gli obiettivi. Ok, gli obiettivi, ciò che proprio si dovrebbe, si vorrebbe. E la dodicesima carta sono i limiti e le chiavi di superamento. Ok, allora la personalità. Cosa significa la carta della personalità? Cioè che è la carta di come uno si sente in quel momento, e anche un po' di come le altre persone lo vedono. C'è il diavolo, è in dubbio, io sono stata incazzata tutto l'anno, cioè è in dubbio, cioè è proprio, ho dovuto lavorare su questo, perché ci sono i pro e i contro sempre, no? Perché l'incazzatura da una parte deve diventare il mio potere personale. Ci sono arrivata ad ottobre, però piano piano, lavorandoci sopra, quindi questo diavolo, quando, cioè, l'ho riconosciuto subito. La personalità è chiaramente una carta che ti accompagna per tutto quell'anno, ok? Faccio un passo indietro. Noi qui abbiamo 12 carte e 12 campi. Non è detto che tutte queste carte si manifestino nella stessa maniera. Torniamo all'esempio della cassetta degli attrezzi o della cassetta del cucito, quello che volete. Faccio la cassetta degli attrezzi perché siamo donne del 3000 e anche noi abbiamo un attimo un po' di tutto in casa, no? Allora,
Non è detto, io ho il cacciavite, la tenaglia, la pinza, il martello, il seghetto, non è detto che mi servano tutti gli strumenti. Può darsi che con una martellata metto a posto tutto. È chiaro che, sempre tornando all'esempio, questa è la carta numero uno della personalità, e quindi come campo è un campo che ti segue tutto l'anno per forza, non c'è possibilità, no? Gli altri sono ambiti, ma la personalità sei tu, quindi per forza di cose, così come la posizione numero 12, che sono limiti e chiavi di superamento, e anche quella ci può stare, ci segue abbastanza, e così come il quotidiano, la carta numero 6, è il quotidiano ce l'abbiamo sempre, tutti i giorni. Quindi, nella posizione numero 2 avevo avuto la forza, e stiamo parlando di risorse, la risorsa è che ho dovuto gestire quello che c'è, anche qua ho dovuto gestire stati d'animo e sicuramente quel po' di problematiche economiche che ovviamente la situazione esterna ci ha imposto un po' a tutti, ma chi ha un lavoro indipendente, chi è partita IVA, un po' di più, e quindi ho dovuto gestire, ma anche lì ci sono talmente abituata che non è stato rilevante più di tanto, sono abituata a questa cosa. Nell'ambiente circostante avevo il bagatto, e anche quello, sì, a parte, come dire, guardare le persone in modo nuovo o cercare di capire appunto le persone, gli ambienti in modo nuovo, sappiamo che non è che in questo periodo c'è tanta possibilità di contatto, quindi anche questo è stato meno rilevante. E invece la quarta casa della famiglia è stata molto rilevante, non posso spiegare qui, ed è stato molto rilevante, c'è stata la luna, perché appunto c'erano delle cose nascoste che poi sono venute fuori. Anche lì, sempre un po' sì, un po' no. Vabbè, la gestione è stata questa qua. Per quel che riguarda l'espressione di me è il sole, come sempre cerco di essere e di affrontare la cosa in maniera solare, positiva, in aiuto con l'incazzo, però insomma sempre in maniera molto energetica. La mia amica Giustizia, vabbè, non ne parliamo proprio, le mie carte più rilevanti di questa stesa sicuramente sono state la personalità, il campo 6 con Giustizia, questa luna, e troppo tardi l'appeso, ma è un aspetto molto positivo, Quindi il campo, diciamo nel campo 6, che è quello della salute, per fortuna sempre cercando di prendermi cura di me, è andata abbastanza bene. Per quel che riguarda la torre, nell'aspetto, insomma, nelle relazioni, quelle che sono le relazioni in generale, non solo le mie, insomma, nelle relazioni, sicuramente anche in questo caso questa situazione con il mio amico diavolo, con la mia amica Giustizia, mi ha fatto riflettere molto su certe persone, su certe amicizie, su un certo modo di vedere le relazioni esterne. Ovviamente sto più sul generale. Mentre cosa va rigenerato? Ecco, mi uscì l'imperatore, e la prima cosa che pensai fu mio padre, ok? Mio padre, che è morto a più di 30 anni, quindi è morto quando io ero una ragazzina, e
e sul quale mi pareva di aver già lavorato abbastanza, come se mi sembrava di, insomma, di aver fatto già tutto quel che dovevo fare, e invece no. Ci abbiamo lavorato ancora, ci stiamo lavorando ancora, e mi rendo conto che in effetti c'era ancora da lavorarci. E comunque non è stato solo mio padre, però anche la mia parte maschile, anche la mia necessità di un certo tipo di concretezza. L'appeso è stato meraviglioso, meraviglioso, veramente mi ha illuminato tantissimo. E il nono campo è il sapere e gli studi. E allora uno dice, beh, come ti ha illuminato? Cioè, il sapere sono tutte cose che già sapevi. Sì, è vero. Le sapevo già, ma non le ho messe in atto, erano appese. Buonasera, Flavio. Quindi, tante volte noi sappiamo, ma poi quello che sappiamo lo lasciamo in un cassetto e non lo facciamo, ok? Quindi, anche se lo sai, è come se non lo sai. Anche se lo sai, è come se non lo sapessi, se non lo fai. E poi mi ha anche, sempre lì con delle illuminazioni che solo lui è in grado di farmi avere, fatto sempre sulle cose che già sapevo, me le ha fatte vedere da tutti altri punti di vista. Dopo vi spiego l'errore della divinazione. Ok, e quindi ci sono alcune carte che sto facendo fatica a lasciare, infatti non ho ancora fatto la ruota dell'anno e ancora non sono, non voglio lasciarle andare, ma lo dovrò fare. Posizione la decima, quindi professione e posizione. E ribadisco, posizione e professione sempre mobile, comunque sono sempre stata, come dire, vigile, ecco, sono sempre stata molto vigile per capire come e dove potermi muovere, quindi a livello di professione, come dire, continuo ad essere in sella al mio destino. Gli obiettivi, niente, gli obiettivi sono spostati, voglio dire, gli obiettivi c'era l'innamorato, ma al momento tutti i miei obiettivi sono comunque di mobilità, quindi vorrei fare viaggi, vorrei fare corsi, quindi sono un po' sospesi. Mentre diciamo limiti e chiavi di superamento, il giudizio, anche quello l'ho sentito poco, perché forse per questo diavolo non ho sentito dei limiti, ho sentito magari delle mie incapacità, ma non li ho vissuti come limiti. Da bravo ariete ho sbattuto della testa contro il muro, ma non neanche quello era un limite, era più un vizio. E quindi come chiave di superamento, diciamo che tendo a vederla quasi esclusivamente come chiave di superamento, cioè la capacità di stare in ascolto. Ok? Queste sono le 12 posizioni. Ora, molti, e già è stato detto tante volte, vogliono vederci i mesi. Si può fare? Sì, si può fare. Si può fare, ma la carta numero 1 non è gennaio, la carta numero 1 è marzo. Quindi in realtà gennaio è il battezzo, il campo 11 è gennaio, il campo 12 è febbraio, il campo 1 è marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Si può fare? Sì. È una sorta di divinazione? Sì. È per se stessi? Sì. È utile? Non lo so, perché è come dire, cassetta degli attrezzi, il martello lo uso solo a giugno.
Non funziona così, no? Se mi serve il martello, mi può servire a febbraio come a settembre. Perché dico questo? Perché io stessa che mi sono focalizzata sulle mie tre carte, quindi diavolo, giustizia e imperatore, mi sono focalizzata, io l'ho fatto, mi sono focalizzata su quei campi lì perché mi sentivo rilevanti quei campi lì, ho poi giocato con le altre solo mensilmente. E cosa è successo? È successo appunto che l'appeso è arrivato tardi, cioè io l'ho considerato tardi, lui è sempre stato lì, mi ha sempre dato i suoi consigli, ma io mi sono focalizzata, ok? Mi sono focalizzata tardi. Quando è arrivato è stato illuminante, ma magari se l'avessi tenuto conto un po' prima, no? Sarebbe stato meglio. Dico questo, per questo dico che il sistema divinazione, prenderla come livello divinazione, come tutta la divinazione, secondo me, non è utile, ok? Se invece vogliamo prenderla come divinazione, tipo, va bene, diciamo, in questo periodo qua, la divinazione si fa sui beni materiali, abbondanza e prosperità, quindi andrei a vederla prevalentemente sulla seconda carta, no? Sul secondo campo, che sono i beni materiali. Poi si fanno per la protezione e allora andrei sul 12, tipo appunto le chiavi di superamento. Ok, quindi non starei a metterci la divinazione vera e propria. Ok? La divinazione vera e propria. Bene, come dicevo, non tutti i campi sono stati rilevanti, infatti per me è stato molto, molto, molto presente, ma questo lo è sempre per tutti, la carta numero 1, perché è la personalità, poi la carta numero 6, perché comunque il quotidiano è quello che facciamo tutti i giorni, riguarda la salute, nel mio caso poi perché c'è giustizia, che insomma abbiamo tanto lavorato insieme. Poi, sempre per il mio battesimo particolare, ecco, non è che per dire l'espressione di me, dove c'è la mia espressione personale, dove c'è il sole, quindi una bellissima carta, non è stato per me particolarmente rilevante. Però il discorso di stare sulla divinazione, quindi come andrà il mese di gennaio o mese di luglio, ok? E battezzarlo con quella carta lì. C'è chi la vuole leggere così, chi usa le carte così, lo può fare, ecco, si può fare, bisogna aggiungere anche, ecco, il problema è la cristallizzazione, è la chiusura anziché l'apertura. Ribadisco, io stessa in parte quest'anno mi sono condizionata in quel senso. Allora, salute e quotidiano. Perché salute e quotidiano sono così nella stessa posizione? Perché avere o non avere salute non è questione di culo, è questione di tutto quello che facciamo tutti i giorni, ok? È questione di come mangiamo, di come camminiamo, di come respiriamo, di come viviamo le emozioni di ogni giorno. Quindi il quotidiano, quello che facciamo quotidianamente, condiziona la nostra salute. Poi la nostra salute va a condizionare il nostro quotidiano. Per quello salute e quotidiano sono nella stessa carta. Che questi sono i 12 campi della vita, ok? Quindi la vita è composta di questi aspetti. Però, come dicevo all'inizio, non è che tutti gli anni, tutti gli aspetti hanno la stessa rilevanza. Quindi, tenuto punto fermo, io uno, personalità. Secondo me, anche sei, perché il quotidiano, la salute quotidiana, le altre bisogna, come dire, tenerle d'occhio, cercare di capire. È chiaro che io se ho degli obiettivi e voglio raggiungere gli obiettivi, vado a chiedere aiuto al campo 11, ok? Se ho un progetto di professione e posizione, vado a vedere come
la posizione del campo 10 mi può aiutare, ok? Ribadisco il concetto, non è detto che ci serviranno tutte le carte. Godetevi queste notti magiche e mi raccomando, senti sempre i tarocchi qui. Ciao!